Anzitutto, visto a differenza di quello che hanno pubblicato tutti quanti i giornali, che lei non viveva assolutamente in una casa infestata dei topi, diroccata con le finestre rotte, ma viveva in una casa normalissima, anzi precisissima e piena di libri, e che conduceva assolutamente una vita normale. Cioè, questo degrado che è stato dipinto da tutti i giornali, da tutti i quotidiani nell'ultimo periodo è inesistente. Minzolini, che idea ti sei fatta, Augusto, di questa storia? Guarda, io trovo la prima cosa allucinante è l'interpretazione che è stata data a 24 ore, no, 24 ore dalla morte, appena che è arrivata la notizia, sulla vicenda, parlando prima di avvelenamento, poi addirittura di Cioè, corpo perché di riffo radioattivo. di raffa, di nuovo ho buttato Berlusconi dentro, no, a questa Ma vicenda. no, è stato, guarda, Perché è questo è. stato buttato dentro anche perché alla fine, in maniera strana, le indagini su questo delitto sono state affidate agli stessi PM, pubblici ministeri, che vanno avanti sul Rubiter. Quindi alla fine il collegamento è stato creato anche da questa coincidenza. Ma a parte questo, io credo che in una situazione di questo tipo e per rispetto di questa tragedia, prima di fare delle congetture, tu devi avere qualcosa in mano. Noi stiamo parlando di due diagnosi che già sono state e che già sono smentite. Per cui su quelle diagnosi, se tu vai a vedere, io me la sono presa, l'ho scritto, ci sono stati dei giornali che hanno già detto quello che, diciamo, la conseguenza politica. Perché noi avevamo da una parte il fatto, il quale dice, perché questo ti fa colpire, con tutto rispetto per No, Travaglio, per uno storico, carità. però tu non puoi dire, l'unico che non aveva interesse alla morte di Vimini. Mane era Berlusconi. Perché non poteva esserci dal punto di vista della difesa, cioè ritiravi fuori tutta la vicenda del Bunga Bunga e contemporaneamente tu non davi la possibilità alla difesa di interrogare, perché tu sai benissimo che da noi il momento che tu hai fatto una deposizione, se il testimone Non muore, c'è non più. come in America, Vale. vale quello che è stato E detto. quindi da questo Quindi punto da di vista questo punto, sarebbe un ma non lo dico danno, no? io, lo Sarebbe un diceva danno per Travaglio, Berlusconi. Sì, no, guarda, però sarebbe un danno quindi per sarebbe un danno Berlusconi. e quindi lo diceva Travaglio. Detto questo, però lui dice due cose che potevano essere delle persone, diciamo, dell'ambiente, tra virgolette, criminale, e questa è un'altra cosa, lasciamo perdere, che potevano essere intervenuti per fare un favore a Berlusconi, o altrimenti addirittura qualcuno che voleva fare del male a Berlusconi. Ma tu capisci che noi entriamo sul corpo di una ragazza a fare delle congetture che fanno paura. Lei, purtroppo, se quello che io penso, ma lo penso seriamente perché questa è una vicenda, l'ultimo episodio allucinante di una vicenda allucinante, è vittima del circo mediatico che è stato creato su questi temi, per strumentalizzazioni che, visto che parliamo di un uomo politico, avevano come effetto innanzitutto diciamo, un risultato politico.